Consiglio regionale ha approvato la legge per dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili. Fai contare la cultura, il 1 dicembre parte da Livorno la fase del confronto, gli stati generali incontreranno gli operatori del comparto della musica dal vivo. Ambiente, al via le comunità energetiche. Una legge per dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia ecologica, basati sul localismo energetico e il contrasto alla povertà energetica. Questo l'atto che l'Aula di Palazzo del Pegasus ha approvato con 31 voti a favore e un astenuto, dopo un lungo dibattito e soprattutto dopo un lavoro di approfondimento degli uffici e di tutti i consiglieri. Sono davvero orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato oggi una delle prime leggi in Italia sulle comunità energetiche. Sostenere le comunità energetiche vuol dire indirizzare la Toscana sempre più verso il green. La Toscana ha l'obiettivo di diventare una delle regioni più green d'Europa. Stiamo facendo già tanto con il fotovoltaico, con la geotermia. Le comunità energetiche servono a costruire condizioni per cui anche piccoli territori, piccole comunità si possano mettere insieme e possano produrre energia verde. Questa è una sfida di civiltà e sono felice che oggi il Consiglio regionale abbia fatto la sua parte. Il testo, come ricordato dalla Presidente della Commissione Attività Produttive, Ilaria Bugetti, è la sintesi tra tre diverse proposte di legge presentate rispettivamente da Vincenzo Ceccarelli, Elisa Tozzi ed Irene Galletti. Una convergenza importante, ha sottolineato Bugetti, che ha visto una forte collaborazione per arrivare ad una legge che nasce da una deliberazione della Giunta e rappresenta una sorta di sperimentazione, un primo step con i 100.000 euro stanziati nella terza variazione di bilancio per il 2023 e il 2024. Le comunità energetiche, come spiegato, rappresentano lo strumento centrale nell'ambito delle politiche per la transizione ecologica toscana per raggiungere gli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e neutralità climatica, per contrastare il diffondersi della povertà energetica e diminuire la dipendenza di approvvigionamento energetico. Da qui la necessità di dare il via a questo progetto con un indirizzo importante da parte dell'Aula, ha spiegato la Presidente, ricordando le misure di sostegno in favore delle comunità energetiche, tra cui la messa a disposizione di contributi e strumenti finanziari, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali, ma anche dei soggetti privati. Appena approvato la legge sulle comunità energetiche, è un tema sicuramente che è molto caldo in questo momento, un tema molto sentito non solo dalle imprese ma da tutte le comunità, dai comuni, dalle associazioni e anche dal terzo settore. Io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno contribuito a costruire un testo, quindi arrivando ad un solo testo dopo che erano stati presentati tre testi di legge, quindi abbiamo fatto un lavoro tecnico tutti insieme, perché il valore di questa legge era proprio quello della alta condivisione che dovevamo avere da tutta l'Aula consiliare. Ringrazio anche la Giunta, gli uffici della Giunta, e con questa legge noi andiamo e abbiamo messo in bilancio un primo step di 100.000 euro che serviranno come sperimentazione, dopodiché si aggiungeranno i 20 milioni che già la Giunta ha stanziato. Diamo un indirizzo forte che è attento alle imprese, che è attento al sociale, che è attento a tutta la comunità e quindi al grande tema della povertà energetica e della transizione ecologica, rispettando quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma anche del Piano Nazionale sull'Energia. Quindi è un nostro contributo a dare quegli indirizzi e a far sì che la comunità energetica diventi un patrimonio culturale di tutta la nostra regione. E con questo pensiamo di aver iniziato un percorso che piano piano andrà a strutturarsi. Tutto è perfettibile e migliorabile, in commissione ci siamo confrontati su tutto, ha affermato Elena Maini della Lega, auspicando risorse più consistenti per dimostrare quanto si creda in questo progetto. Soddisfatti del lavoro fatto in seconda commissione, condiviso all'unanimità, un lavoro anche lungo, perché comunque ci sono state diverse visioni politiche anche sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, però oggi si arriva a una condivisione di una proposta di legge. L'unico punto su cui a noi abbiamo chiesto un impegno, l'assessore Monni se l'è preso finalmente, è quello che i 100.000 euro che vengono stanziati oggi con questa PDL non sono sufficienti, quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche, e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili, perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando.
Di proposta esaltante che dà risposta comunitaria, democratica e solidale ha parlato Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, ribadendo che si tratta di un modello di sovranismo comunitario che porta a uno stravolgimento e vede il cittadino diventare produttore. Ci sono però anche note negative, gli stanziamenti sono pochi e la selezione dei progetti non può solo essere arbitrio della Giunta. Fratelli d'Italia ha votato favorevolmente all'inizio del percorso sulle comunità energetiche perché riteniamo essere un bellissimo modo di mettere insieme il pubblico e il privato, dove il pubblico fa la locomotiva, il privato, che sia il singolo cittadino o un'azienda o un'associazione o un gruppo di imprese, segue appunto il pubblico nella previsione di risparmiare i costi energetici, è un tema assolutamente attuale, nel dare una risposta al cannibalismo finanziario di tante società multinazionali che stanno speculando sull'energia, nel dare una risposta locale, municipale, una risposta di sovranismo comunitario ai tanti problemi che attanagliano appunto l'ambito dell'energia. Una risposta che oggi parte con questo avvio di percorso, noi lo diciamo francamente, non siamo del tutto soddisfatti della legge che ha prodotto oggi il Consiglio regionale, ci sono messi troppi pochi soldi, ci sono dei meccanismi di governo, delle procedure che non ci convincono fino in fondo, ma abbiamo voluto fare un'apertura di credito anche rispetto agli impegni della maggioranza di rivedere il testo di legge subito nel primo trimestre del 2023, dove, per quanto ci comunica oggi in aula l'assessore, verranno investiti 20 milioni di euro. Comunque una bella risposta della politica a tanti cittadini e a tante imprese che chiedono appunto un intervento in questo senso. L'Aula di Palazzo del Pegaso, prima di votare la legge, approvata all'unanimità anche un ordine del giorno, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli del PD, dove il Consiglio regionale si impegna di concerto con la Giunta regionale a prevedere che successivamente alle azioni da mettere in atto per beneficiare delle risorse provenienti dalla programmazione comunitaria 2021-2027 si favorisca la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili, anche quale possibile opportunità per le imprese toscane. Vogliamo favorire la nascita delle comunità energetiche e intendiamo supportare e finanziare questa nascita attraverso la formazione, attraverso il riconoscimento anche delle spese di progettazione e poi la Giunta allocherà risorse europee per circa 20 milioni. Crediamo che questo sia veramente uno snodo fondamentale che la Toscana deve cogliere e quindi dobbiamo fare tutti gli sforzi e dare a disposizione tutti gli strumenti affinché le comunità energetiche nascano e nascano in un numero più possibile elevato. La Toscana, tra l'altro, dal punto di vista delle energie rinnovabili, ha anche un grande vantaggio che è quello della geotermia, una possibilità che abbiamo noi e poche altre realtà del mondo. Se a questo aggiungiamo uno sforzo anche per quanto riguarda l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico, credo che possiamo veramente puntare ad una autonomia nei prossimi anni. Di legge importante ha parlato anche Stefano Scaramelli di Italia Viva. Una legge importante, un sostegno anche finanziario da parte della Regione Toscana su quello che è un progetto veramente innovativo. Abbiamo voluto privilegiare questa possibilità di fare comunità nella produzione e nell'accumulo dell'energia qualora vengano costituiti da associazioni anche di volontariato, soprattutto il mondo del no profit, e nel contempo la possibilità di integrare le comunità appunto di cittadini, di imprese, di realtà che nelle piccole realtà soprattutto possono andare a produrre energia e condividere quella che è oggi un bisogno collettivo. Ovviamente le risorse della Regione Toscana andranno a favore essenzialmente delle realtà no profit e di persone e di soggetti svantaggiati, e questo è un elemento di novità assoluta del quadro normativo regionale e nazionale. Un nuovo volto per le politiche culturali in Toscana. Comincerà da Livorno il 1 dicembre la missione della Commissione Cultura, che vuole coinvolgere tutti gli operatori del settore e la forza lavoro nella seconda fase, quella del confronto, del percorso partecipativo per disegnare il nuovo volto delle politiche culturali in Toscana, lanciato dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale e dalla Giunta Toscana lo scorso mese di luglio. Dobbiamo registrare i suoni, capire dove la Regione può essere più accanto alle istituzioni culturali, ai vari gruppi, ai vari operatori. Dobbiamo capire se, ad esempio, con
la richiesta che noi facciamo di un'autonomia differenziata sui beni culturali possiamo organizzarci anche nella sinergia fra il pubblico e gli operatori che la cultura la vivono con la propria imprenditorialità privata. Dobbiamo cogliere il senso della domanda culturale di una regione particolarmente turistica e quindi che associa la cultura all'attrazione turistica qual è la Toscana. E dopo un'ampia campagna di consultazioni che ha coinvolto con adesione ai forum più di 1000 persone, ecco che possiamo partire il 1° di dicembre con un lavoro che partendo da Livorno poi coinvolge tutte le città della Toscana. Vogliamo costruire insieme agli operatori e ai protagonisti del mondo della cultura, a partire dalle informazioni preziosissime che i questionari ci hanno dato, il futuro delle politiche culturali in Toscana. È un settore strategico, lo riveleranno i dati che abbiamo raccolto, ancora di più di quanto potessimo immaginare. È un settore di occupazione giovanile, di occupazione femminile, che ha bisogno di strategia e di sviluppo e che in una regione come la Toscana non può essere protagonista. Quindi grande attesa e anche soddisfazione, perché al di là di coloro che hanno risposto ai questionari, oltre 1000 persone si sono registrate sulla piattaforma, hanno svolto le diverse attività e molti di loro hanno fatto i questionari e hanno contribuito a creare questa messa di dati molto importante e significativa. Possiamo annunciare qualche appuntamento? Sì, il primo appuntamento sarà il 1° di dicembre e si svolgerà a Livorno con l'organizzazione dei promoter della Toscana e avrà per oggetto la musica dal vivo, il Love Club e i concerti organizzati da questi operatori, molto preziosi anche per l'indotto economico che generano queste iniziative. I risultati della prima fase con i questionari sulla piattaforma online Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030, che ha registrato oltre 12.000 accessi da agosto ad oggi, sono stati presentati a Palazzo Strozzi Sacrati. Oltre 1000 le adesioni tra imprese culturali addetti ai lavori che hanno compilato il questionario, tra questi 367 organizzazioni, 75 liberi professionisti e 306 lavoratori dipendenti. Un settore che chiede più sicurezza sul lavoro, contratti e retribuzione migliori. Dai dati raccolti, IRPET rileva come tra i lavoratori della cultura ci sono più donne, più giovani e più laureati e che questi lavoratori aspirerebbero a rimanere in questo settore anche se le condizioni di inquadramento contrattuale presentano spesso delle criticità. I dati elaborati da IRPET hanno infine evidenziato una notevole attività nel welfare culturale pari al 69% da parte delle organizzazioni e associazioni che hanno preso parte al percorso. Un modello di promozione della cultura che mette al centro il benessere della comunità, rivolto a persone con disagio socio-economico, con deprivazioni di tipo socio-culturale, con problemi di tipo sanitario. I dati sostanzialmente confermano e testimoniano la rilevanza economica di questo settore, un settore che complessivamente in Toscana assorbe 65.000 lavoratori e i dati appunto confermano che è un settore che esprime una domanda di lavoro qualificato, prevalentemente diciamo, di giovani e soprattutto diciamo, di laureati. I dati naturalmente segnalano molti aspetti in chiaro, alcuni anche diciamo, da monitorare e da richiedere l'attenzione diciamo, delle istituzioni pubbliche relativamente ad esempio alla questione diciamo, della soddisfazione salariale dei lavoratori, però c'è da dire che da questo punto di vista è anche vero che i lavoratori stessi che sono stati intervistati dichiarano come non disponibili e desiderosi di rimanere a lavorare in questo settore. È un settore, è una professione questa che consente anche una buona conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. Naturalmente le organizzazioni hanno bisogno diciamo, dell'attenzione del comparto pubblico, hanno bisogno di finanziamenti e del sostegno pubblico, non solo finanziario, e appunto una iniziativa come questa è, come dire, propedeutica a stabilire una relazione importante di ascolto e di confronto con un mondo che, ripeto, contribuisce al 4% più o meno dell'occupazione toscana e che attiva tramite la spesa culturale delle famiglie, la spesa corrente della pubblica amministrazione, la spesa di investimenti pubblici e privati, circa più di 2 miliardi di PIL, 2,4 punti di PIL regionale, che è una cifra tutt'altro che trascurabile. Noi ci arriviamo come Fondazione Sistema Toscana, quindi in un ruolo di affiancamento dell'istituzione regionale che ci ha chiesto di cooperare alla ricerca e alla
messa a terra di dati, di numeri, di volti anche della dimensione culturale della regione, di tutti gli operatori culturali che hanno bisogno di un raccordo stretto e costante con la dimensione istituzionale. Gli stati generali sono stati pensati per questo, per raccogliere appunto dati e carte d'identità di tutti gli operatori di questo settore, per rispondere alle domande che questo settore ovviamente spinge a fare verso le istituzioni culturali e che dovranno essere poi tradotti in interventi normativi. Lo abbiamo fatto tenendo conto di due aspetti. Il primo, quello di cercare di fare domande che fossero pertinenti e soprattutto che non fossero rivolte solo a operatori già qualificati, già inquadrati, già accreditati. E il secondo è spingere le istituzioni regionali a disciplinare i nuovi settori di intervento nell'ambito culturale, sapendo di avere a che fare con degli operatori complessi. Si parla di impresa culturale per cercare di valorizzare la parte imprenditoriale che c'è nella dimensione culturale, però non dobbiamo dimenticare che molti operatori sono operatori del terzo settore, associazioni in particolare, che hanno quindi bisogno di sentire al proprio fianco le istituzioni in modo molto più significativo di coloro che sono già avviati, ecco, nel settore. Abbiamo cercato di lavorare tenendo conto di questi indicatori. A rappresentare la Commissione anche la vicepresidente Luciana Bartolini e la consigliera regionale Silvia Noferi. La prima si è detta molto soddisfatta per il lavoro svolto, mentre la consigliera Noferi ha tenuto a ringraziare la presidente Giachi per questa iniziativa. La mia impressione è molto positiva, hanno lavorato tutti, come ha detto la presidente Giachi, lei in primis. Anche noi della Commissione ci siamo dati da fare sui vari territori per promuovere proprio gli stati generali della cultura, tutte le persone che conoscevamo, enti pubblici, privati, eccetera. Niente, mi sembra che per la Toscana la cultura è strategica e quindi ha bisogno proprio di una revisione per arrivare a poter programmare meglio tutte le varie attività, quindi giungere a delle proposte di legge probabilmente che riusciranno in qualche modo a dare delle linee politiche proprio per poter programmare meglio e quindi aiutare tutta la Toscana a essere veramente la regione della cultura. Ma io credo che dobbiamo rendere onore alla presidente Giachi per questa iniziativa degli stati generali della cultura, perché per la Toscana è veramente una cosa importante. Noi tutti sappiamo quanto è il valore di questo settore per la Toscana, ma sappiamo anche quanto tutti gli operatori dell'ambito culturale soffrano di una endemica mancanza di certezze, di una retribuzione molto spesso inferiore alla loro preparazione, e questa iniziativa volge soprattutto in questa direzione, nel cercare delle soluzioni che tolgano a questo mondo la fondamentale precarietà di cui attualmente è caratterizzato.